assurdo, assurdo. Ha segnato adesso l'Atalanta, ha segnato adesso l'Atalanta. Gol di De Roon, ragazzi, al 95esimo. Gol in diretta, clamoroso. Appena ha fatto gol, adesso registro. Beh, veramente una partita bellissima. Un 2-2 clamoroso. Sta finendo la partita, se non ci saranno altri gol, vedremo. Ragazzi, con una partita clamorosa. Pedro, clamorosa partita di Pedro Rodriguez. Pazzesca partita, incredibile. Ragazzi, fa una partita totale, da 8 in pagella, secondo me. Fa il gol che apre la partita. È molto molto lesto ad arrivare prima di tutti sulla parata di Musso, su Immobile, sul tap-in, e anticipando tutti i difensori dell'Atalanta. Poi sul gol, poi pareggia la Dea con uno straordinario Zapata, che lui, Zapata, che partita ha fatto, comunque Immobile. Tre giocatori che hanno fatto veramente una partita spaziale da 7 e mezzo a 8, tutti e tre, ragazzi. Zapata fa un gol spaziale, va via di forza, poi scarica un destro che spacca la porta, e poi c'è l'Immobile, riesce a tornare sul 2-1 verso il 77esimo. Grandissima azione di Pedro che recupera la palla a centrocampo. Serve Basic sulla corsa che era entrato da poco, che la mette in mezzo per Immobile, che a porta vuota praticamente può solo stoppare e buttarla in rete. Dopo una grandissima prestazione trova il gol, perché comunque è sempre tornato in difesa, segue andato falli, ha sbagliato poco, ha sbagliato due tiri, due belle parate di Musso e poco altro. E poi ragazzi, Zapata ci prova tutta la dea nel finale con Muriel, Malinowski, Zapata, alla fine ragazzi arriva il gol clamoroso. Cross di Malinowski dalla destra, spizzata di Demiral, che è salito in attacco per le ultime occasioni, e De Roon impatta benissimo e la mette all'angolino sul secondo palo, dove Arena ovviamente nulla può. Era stato ammonito 3 minuti prima per perdita di tempo, però gli è arrivata praticamente una monetina nella testa, e quindi si era un attimo fermato, giustamente. È stata ingiusta la munizione, però se a parte questo episodio, una buona direzione di gara da parte di Guida. E bravo Lucio Alberto, che comunque deve riprendersi la maglia da titolare. Comunque, con queste prestazioni se la riprenderà. Come anche una partita, Ilicic buona nel primo tempo, nel secondo è calato vistosamente. Comunque, perché anche comunque la condizione fisica. E Felipe Anderson, questa volta sottotono. Un buon primo tempo dove recupera parecchi palloni, soprattutto in fase difensiva. Nel secondo sparisce totalmente dal campo, diventa sostituito da Raul Moro. Che ragazzi, ha sperato il 3-1, ma ha fatto un'altra grande parata a Musso col piede. L'ha sfiorato, ragazzi, ad incrociare sul gran passaggio di Immobile. Musso ci mette il piedone e nega il gol al centravanti 2002 della Lazio. Ragazzi, questo è il mio post partita, ma se vedete cosa mi è pesato, video.